serata speciale ad Arezzo, abbiamo Del Debbio, tutti lo conoscete. Io sono Piero Rossi per Arezzo Web Informa. Quattro domande secche a Del Debbio. Nel tuo libro dai un suggerimento di cui anch'io sono convinto, cioè che le persone, specialmente i giovani, avrebbero un grande insegnamento facendo i camerieri. Cosa insegna il mestiere del cameriere che poi ti sei ritrovato nella tua professione di conduttore televisivo? Insegna a lavorare, prima di tutto, che è la cosa più importante. Insegna a fare un lavoro che è di grande valore, perché è di rapporto con le persone, ma si parte appunto dal basso, nel senso che poi io, pur studiando, ho lavorato e quindi mi ha insegnato quello. E mi ha insegnato anche una certa umiltà, perché non sempre i clienti sono gentili, e quindi devi abituarti, diciamo, a rispondere cortesemente e a ingoiare anche qualche rospo. Questo libro, Le 10 cose che ha imparato la vita, è un continuum, direi quasi, del libro precedente, che era una quasi autobiografia, non la chiami autobiografia, ma sì, nei fatti lo era. Sì. Le figure di tuo babbo e tua mamma sono fondamentali, sì, diciamo, in tutti i due libri e anche in quello che ti porti addosso inconsapevolmente, sì, nella tua professione. E tu hai avuto, come molti altri conduttori, a mio avviso, due fasi nel modo di fare, condurre la trasmissione. Sì. Diciamo un pre-Covid e un Covid. Sì. Se tuo babbo avesse potuto vedere le tue trasmissioni negli ultimi due anni, sì, ti direbbe bravo Paolo o si arrabbierebbe lui che ti ha insegnato molto? Non lo so, penso sarebbe contento, e mi è dispiaciuto molto che non mi abbia visto fare questa professione. Poi mi direbbe quello che pensa, come mi ha sempre detto. Io non posso dirlo cosa mi direbbe, so che sarebbe contento. Contento sì, però fai capire che c'è qualcosa che forse non si può dire. No, penso esattamente questo. Senti, alcuni giorni fa era la giornata mondiale della libertà di stampa, sì, grande parole. Sì. Dopo un mese e mezzo dall'inizio del conflitto, dopo che telegiornali, talk show, dove si è parlato solo del massacro in Ucraina, sono finalmente spuntati come ospiti i primi giornalisti russi, o comunque ospiti russi. Sì. Quando dicono qualcosa di dissonante vengono bollati come propaganda alle dipendenze del governo russo. Sì. E poi vengono fustigati ampiamente nei talk show. Sì. Ora mi domando se il modo di fare che io ho visto i giornalisti nei talk show nei confronti di questi signori, di questi russi, sia un modo quasi razzista, e mi domando se loro hanno la libertà di stampa che accusano, diciamo, i russi di non avere. Allora, da me i russi sono venuti dalla prima puntata, quindi questo problema per me non esiste. Naturalmente io interloquisco. Se viene uno a dire che il popolo italiano è un popolo di deficienti perché appoggia gli ucraini e accoglie i rifugiati, è chiaro che reagisco anche violentemente, come ho fatto ieri sera. Per il resto da me c'è spazio per tutti, come sempre, come nel Covid, come sempre, c'è una parte e c'è l'altra, e poi il pubblico decide chi ha ragione.